Signore, come promesso, ci ritroviamo qui con il nostro Percival e Calad. Dobbiamo andare a cercare i ribelli che hanno sabotato l'aeronave. Dobbiamo... I ribelli invieranno qualcuno a innescare il secondo esplosivo. Va bene. La leader ribelle è fuggita con un complice per attuare un piano d'emergenza. Va bene, stavo dicendo una cosa. Voglio anche andare a cercare le armi. Dobbiamo muoverci. Voglio armarmi con le armi. Cos'è? Oh, oddio, quelli da ascoltare. Io resto qui. Vedi se riesci ad entrare nell'armeria. Sì, ma con che tono l'hai detto, cioè? Allora, l'armeria la cracchiamo subito, beh. Te usare così quel macetino lì, prima o poi lo rompi, te lo dico. I ratti della compagnia fuggono dalla nave che affonda. Merda. Yes. Vai. Prendi quello che ti serve e proseguiamo. Allora, io vorrei... Ah, questo è il nostro fucilozzo solito. Questo è quello che ho. La pistola... C'ho l'altra. Il quartiermastro ha riempito la nave abbastanza da fornire un esercito. La guardia della compagnia non è famosa per il suo tatto. Perché concedere alla compagnia il diritto di allestire una sua armata? Non c'è scritto lì. Ah, le Indie Unite, vabbè. Anche un bel chi se ne frega. Niente, siamo pieni di già. Questo però il fuoco secondario, scusami, ma il fuoco secondario di questo non ce l'ha. Tiene 30. Questo tiene 20. Vabbè, prendiamo il nostro, dai. Andare. Più avanti potrebbero esserci ribelli, attenzione. Siamo qui apposta, eh. A tutti gli uomini rimasti a bordo, niente fatto. Stiamo seguendo le procedure standard per rientrare all'hangar. Tu vai alla porta. Io. Se la situazione dovesse aggravarsi, gli ultimi passeggeri saranno evacuati alla più vicina torre d'attracco. Tutto per uccidere un solo uomo. I ribelli diventano sempre più sconsiderati. È la loro natura, ma qualcosa non quadra. Questo è troppo anche per loro. Forse hai ragione, ma dobbiamo fermarli prima che la situazione precipiti. Non dite cose a caso, eh. E spostati, Percival, per favore. Non mi star dietro al culo. Merda. Oh. Diventato alien. Devo aspettare il segnale? Direi di no. Avvisiamo gli altri. Beh, tu non lo avvisi di sicuro, eh. L'altro può darsi, ma tu no. Credimi. No, 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 qui, qui. Oddio. Come si faceva l'ombra? Tre canne sul lato opposto. Oh, che bello. Oh, capolavoro di precisione. Questo trofeino. Oddio. Merda. Obiettivo a terra. Dai, che rompete tutte le... Tutti gli amenicoli in rame. Libera. Continuiamo, dobbiamo trovare il secondo dispositivo. Porca. Non me lo puoi dare al posto della pistola? Tre canne. Vacca troia. Ah, spara tre colpi a picchio, proprio non puoi deciderne. Cioè, ne fa tre appunto. Tre in faccia. Beh, è spettacolare.
Dai, vieni fuori. Dai, che lo so che sei un coglione. Merda, però ho già finito i colpi. Sto spaccando le pentole, non sono impazzito. Non ho la visuale libera. Fuoco amico, sei tu, perse, vai. Ma stai in copertura! No, mi sono tirato addosso. Ora, questo qua è tornato dall'oltretomba. Merda. Venito a terra. Non perdiamo di vista l'obiettivo. Bene. Voglio ancora quel robo là, però io, eh. Cioè, a tutti i costi. No, non c'è più. Poi io voglio quel fucile, il tre canne Johnson. No, dai, non c'è interazione. No, un pochino sì, è questa che è stupida. Un po' di azione c'è qua. Deve essere dai. Passato di là. Mi dai proiettili. Ok. E andiamo. Oh, almeno si combatte un po'. Ci sono. Ecco, Grayson, ci passi? Credo di sì. Un po' questa guerriglia da trincea. Ma serragliati in queste stanze. Ecco. Ecco, adesso Perceval. No, non dirmi che ci rimane secco Perceval, che è quello che sa tutto, che decide tutto, dopo lo becco nel culo io. Davvero troppo poco. Lascia perdere. Deve esserci un altro modo. Non c'è tempo. Vai senza di me. Troverò un modo per passare e non perdere l'obiettivo. Ma porca Perceval. Sono oggetti. Ma non c'è mai niente. Non c'è. Qua. Ma perché Cracco e Gordon Ramsay? Buon viaggio, sì, vabbè. Chef francese. Galan, resta sull'obiettivo. Orca. Dove siete? Cazzo. Lafayette, che succede? I danni dell'esplosione si stanno aggravando. Per quanto puoi tenere la nave? Non molto, monsieur. Fai il possibile, Marchese. Ci basta qualche minuto. Ricevuto. Crepa merda. Sto. Così. Sparo distinto. No, tu dove puoi andare? E vacca puttana. Per fortuna che sei scemo. Merda, ma è un cavaliere. Cioè, ha l'armatura. No, mi ha seccato, figa, ma questo qua è Dio. Lafayette, che succede? I danni dell'esplosione si stanno aggravando. Per quanto puoi tenere la nave? Non molto, monsieur. Ma no! No, me la sono tirata lì. Ma sono fumogene! Porca che palle, ma dammi quelle esplosive. A dire la verità non c'è copertura da nessuna parte qui. Andate fumogene maledette. E niente, riproviamo. Adesso appena arriva gli proviamo a fare quella ombra. Vai. Boh. Divertiti, stronzo. Penso, buono. C'erano dei ribelli nelle cabine. Sì. Li ho eliminati. Continuo a cercare. Ricevuto. No, procedo la due lì qua. Cazzo, poi ripiego verso di te. Orribile. È il tre canne? Dammelo. Yes. Il tre cani.
qua è chiuso, possiamo andare giù. Ancora? Così tanto si scende? Voglio rompere. Ma non voglio. Ah, ok. Qua sì, non ho mai capito. È già successo un'altra volta. Esplodono quando alzo l'arma. Senza sparare. Gli darò il colpetto. Oh! Mamma mia, che canne che hanno! La faietta! È enorme! Malissimo. Abbiamo perso troppe celle di gas. La nave è fuori controllo. Ma non vuole andarsene. È testardo quasi quanto te. Marchese, abbandona la nave. I Crane, mi salta dalla gamba. E portalo a una scialuppa. Con piacere. Ma che ficata, gli ha tranciato la gamba. Si vedono di rado queste cose, perché guarda che si gioca un po' di rado. Poi in più quelle armi qua non è mica sempre facile averle. Non avevo quella pistola. Ah sì, no, non avevo quella. Percival, sì. Dobbiamo fermarlo. Fidati di me, Grayson. Ascolta me, amico. Resta giù. Non sapete con chi avete a che fare. Non siamo noi, nemico. Allora dimostralo! Ferma questa follia! No, non fino a quando la compagnia potrà agire indisturbata! Non siamo noi il nemico. Posso assicurartelo. È troppo tardi. Sebastian! Amico mio, non sei costretto a farlo. No! No! I Crane chiama Percival! Ma porca puttana! L'avevo detto, eh! Ci lasciava la pelle? Crane, Sebastian! Rispondete! Vi prego! Oh, dite di botte ne hai preso anche te, Galad. La campagna qua. E l'ora più buia. È caduta? Siamo a terra, sì. Vabbè, lui si è salvato, porca troia. Dai, vai avanti. La polizia, sì. Madonna, ma se siamo caduti in città, chissà il danno. Diavolo. È strano, non lo dici mai. Chi è? Spegnilo. No, mai. Uscire di qua? No, c'è troppo fuoco. Easy, sono qui. Easy, puoi sentirmi? Insomma. Merda. Vabbè, c'è bisogno di buttarla. Cioè, chissà che peso che ti dava. Vabbè signori, abbiamo fatto un cagame atomico, abbiamo fatto un gran casino. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento, io registrerò di seguito, dato che adesso ho tempo, e voi fatevi sentire come sempre, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti e grazie.